Quando le persone arrivano qui, di dubbio un po' si acquietano, si sciolgono come la neve al sole, come dire, cacchio, ma se ce l'hanno fatta loro posso farlo anch'io. Ma io qui sento che le piante sono vicine, io sento che è normale pensare che le piante ci guariscono. E per noi questa cosa è bellissima. Io sono Bernardo Cumbo e viaggio alla scoperta delle alternative di vita, di lavoro e di società che ci sono nel mondo. Con gli amici di VD News stiamo andando alla scoperta delle aziende italiane etiche e sostenibili. Remedia custodisce questo luogo, che è un luogo che ospita le piante che curano, le piante neglette, selvatiche, quelle che diventano medicina. Questo esperimento l'abbiamo fatto fare anche a chi è entrato nel nostro laboratorio dicendo: ma no, io sono una biologa, siamo nel 2000 e io non posso guardare il calendario biodinamico per fare una crema. Poi hanno visto che ci sono comunque delle differenze notevoli. Raccontiamo e facciamo vedere come facciano le creme e diamo anche le ricette così come sono. Se nasceranno più realtà che fanno come noi, per noi è solo un vantaggio, non è competitors o persone che devi tenere ad occhio. Per noi non è assolutamente così, anzi, speriamo e ci immaginiamo un mondo dove sempre più persone sceglieranno questo modo. Questi prodotti innanzitutto arrivano dalla nostra terra, quindi coltiviamo noi le piante e le trasformiamo. Facciamo la maggior parte dei processi a mano, perché per noi è importante che ci sia questa interazione uomo-natura. Ciao, Ciao, ciao. mi chiamo Shanti, mi Emanuele. chiamo Lucilla e ho un cognome terribile, Satanassi. Mi chiamo Hubert. Alice. Siamo nell'Appennino tosco-romagnolo a 500 metri, nel comune di Sarsina, questa è la frazione Quarto, e siamo in un angolo di questo mondo che ha dato vita a un'impresa che si chiama Remedia. Remedia custodisce questo luogo, che è un luogo che ospita le piante che curano, le piante neglette, selvatiche, quelle che diventano medicina. Il compito è quello appunto di allevarle, di farne dei preparati e di portare i loro messaggi nel mondo. Efrem e Carla, due insegnanti e ricercatori dello spirito e della vita, decisero di comprare questo podere, non tanto per fare i contadini, perché erano insegnanti, ma perché fosse stato l'ambiente per veder crescere la famiglia e i loro figli. E in questo ambiente io sin da piccola ho riconosciuto la mia passione per le erbe. Questa qui è la bottega di Remedia, è dove accogliamo le persone, portiamo i nostri prodotti e li vendiamo. Questi prodotti innanzitutto arrivano dalla nostra terra, quindi coltiviamo noi le piante e le trasformiamo. Facciamo la maggior parte dei processi a mano perché per noi è importante comunque che ci sia questa interazione uomo-natura. Li etichettiamo anche a mano per dire quanto ancora siamo attenti a questi piccoli dettagli. È tutto certificato biologico, sia diciamo la parte dell'agricoltura che proprio dei prodotti. Lo diamo un po' per scontato perché noi ci sentiamo un po' quasi, diciamo, oltre al biologico. È dall'inizio che siamo nati nel 92 che facciamo biologico. Io ho aperto il mio sguardo, diciamo, a questo mondo con grandi dubbi e proprio perché non ci credevo. Però mi sono resa disponibile perché questo è l'animo comunque di chi vuole osservare, conoscere, approfondire, di sperimentare, di vedere. I nostri cosmetici, non avendo l'ausilio della chimica per mettere insieme una crema, per esempio, come quando si fa la maionese, no? Dobbiamo mettere insieme una fase oleosa con un'acquosa. E quella è una cosa delicata se la si fa per via naturale. E per farlo, così ci siamo chiesti, probabilmente, come dicevano gli antichi, serve anche il consenso, il tempo giusto. E quindi abbiamo visto, abbiamo provato a fare la crema alla rosa nel tempo giusto, dato dai vari calendari e suggerimenti della terra e del cielo. E poi abbiamo scelto i tempi giusti per noi, per esempio. Ci sono delle differenze evidentissime. Questo esperimento empirico l'abbiamo fatto tantissime volte. L'abbiamo fatto fare anche a chi è entrato nel nostro laboratorio dicendo: ma no, io sono una biologa, siamo nel 2000 e io non posso guardare il calendario biodinamico per fare una crema. Quindi noi abbiamo detto: ok,
tu non seguire i calendari, non guardare la luna, no, purché la crema venga perfettamente. Poi hanno visto che ci sono comunque delle differenze notevoli. L'aspetto umano è fondamentale, c'è una grande flessibilità anche negli orari di lavoro, cioè gli orari sono un po' cuciti il più possibile attorno alla persona, alle persone. Questo credo che sia una condizione del futuro. Seguiamo anche i ritmi della natura. In estate magari proprio gli orari cambiano, gli orari di lavoro, e così in inverno. Queste credo che siano condizioni che fanno sentire ogni persona a proprio agio. Questa struttura è dove entrano le piante e viene fatta tutta la trasformazione fino all'etichettatura del prodotto. Noi abbiamo i pannelli, scaldiamo anche l'acqua tramite i pannelli, c'è una pompa di calore, quindi sì, siamo quasi totalmente autosufficienti. La nostra serra, la struttura è in bioedilizia e non ci sono colle tra i vari tronchi, sono proprio incastrate una con l'altro. Tra l'altro abbiamo scelto delle pareti di 33 cm, quelle esterne, per isolare comunque meglio anche per la temperatura, e questo ci permette di avere un ambiente molto confortevole dove anche il risparmio energetico è più alto, e comunque anche nel rispetto dell'ambiente e dell'ecosistema, quindi questo per noi è molto molto importante. Questa la chiamiamo la veranda, è sempre una parte diciamo chiusa dove ci possono stare piante tropicali. Consideriamo i soldi come energia, la parte materiale col quale tu puoi creare scambi e fare anche in modo che le cose possano andare avanti, perché fondamentalmente servono per creare qualcosa. Da sempre raccontiamo e facciamo vedere come facciano le creme, diamo anche le ricette così come sono. Non ci piace avere segreti, anzi crediamo nella condivisione, siamo contenti nella collaborazione. Se nasceranno più realtà che fanno come noi, per noi è solo un vantaggio, non è competitors o persone che devi tenere ad occhio perché magari ti rubano i clienti. Per noi non è assolutamente così, anzi speriamo e ci immaginiamo un mondo dove sempre più persone sceglieranno questo modo. Questo qui è il nostro tesoro, qui è dove ci sono tutti concentrati delle varie preparazioni, le sushi o le madri si chiamano, e quindi è dove viene presa diciamo il concentrato, poi si porta nel laboratorio e si fanno le varie miscele o diluizioni. Ci sono momenti difficili, ci sono stati momenti di difficoltà e di vario tipo, ce ne sono vari, di esistere, di poter esistere così come azienda agricola che fa i rimedi floreali, che si deve confrontare con una legislatura che è pensata magari solo per altri tipi di espressioni anche aziendali, no? Il fatto di avere i laboratori in campagna, di in mezzo ai campi, cioè tante cose che riguardano più la legge, le scelte burocratiche che la nostra società vuole abbracciare, ma anche proprio il cammino di umani che abbiamo fatto. Essendo ad esempio anche e soprattutto un'azienda agricola sorta in seno a una famiglia. Proprio questo lavoro di comprensione, di trasformazione, di lasciare andare vecchi schemi, ecco, un lavoro a volte proprio difficilissimo, da sudarci, però anche molto bello vedere queste trasformazioni, ecco. Ogni tanto ci piace anche come gruppo proprio di remediani riunirci e fare qualcosa insieme. A volte abbiamo fatto delle gite, siamo andate a vedere altre aziende. È importante per noi comunque il gruppo. È una differenza sostanziale. Lavorare qui non ti sentirai mai un dipendente. Cioè sei parte di un progetto, ma al di là poi della struttura di Remedia c'è un'energia completamente diversa da qualsiasi altro ambiente lavorativo. Sono fortunata, sono tantissimo fortunata, perché sto andando in un luogo che amo e sto facendo un lavoro che amo. Io sono in laboratorio, quindi mi passano sotto le mani i preparati che facciamo, e quindi per me questa è una fortuna grandissima, pensare che poi finiscono a casa di qualcuno che ha bisogno e che molto probabilmente, speriamo, si sentirà meglio nel prenderli. Quando le persone arrivano qui, i dubbi un po' si acquietano, si sciolgono come la neve al sole, come dire, cacchio, ma se ce l'hanno fatta loro posso farlo anch'io,
ma io qui sento che le piante sono vicine, io sento che è normale pensare che le piante ci guariscono. E per noi questa cosa è bellissima e capiamo anche un po' una parte della nostra missione, cioè di incoraggiare altre persone ad aderire a questa realtà. Tutti possiamo costruire dei piccoli paradisi e non occorre il posto perfetto. Questo non lo è stato, non lo è ancora, non lo sarà mai. Ma è vissuto come un giardino, è vissuto come se questo fosse il paradiso.